bentornati in un nuovo video. Oggi voglio parlare della tendenza moda autunno-inverno 2017-2018. Dunque, mi sono un po' documentata guardando su internet le varie sfilate di moda che già ci sono state e non posso quindi che iniziare a raccontarvi tutto ciò che ho notato. Allora, come prima tendenza abbiamo la pelle. La pelle, tanta pelle. Per esempio, sono ritornati un sacco i cappotti lunghi di pelle. Altro capo d'abbigliamento è il denim, ovvero il classico jeans senza essere scolorito, senza strappi, proprio molto classico e addirittura da abbinare da fare un total look. Altra cosa importante che è ritornata per le amanti e purtroppo per quelle a cui non piace perché forse sono state stancate dagli inizi degli anni 2000 sono le scarpe con la punta. Una lunga punta si riutilizzerà quest'anno. Altra cosa sono le calze a pelle. Un accessorio che è tornato sono le maxi borse, ma proprio enormi. Più grandi sono, meglio è. Altra cosa sono le mini giacche, tipo questa che ho io, che è corta e le maniche sono a tre quarti. Quest'anno inoltre vanno un sacco i bois ovunque. Inoltre abbiamo le camicie over, ovvero quelle camicie lunghe, molto lunghe, addirittura anche all'altezza del ginocchio, se non più basse. E queste soprattutto larghe, ampie. Per le amanti del morbidoso è tornato il peluche. Borse, cappotti, maglioni, il peluche. Poi abbiamo gli stivali stringati che possono essere corti a metà gamba o addirittura sopra il ginocchio, perché già è dallo scorso anno che si tende a utilizzare lo stivale molto alto. Inoltre ciò che ha lanciato Chanel durante la sua ultima sfilata sono i capi laminati, ovvero quelli molto brillanti che sembrano addirittura futuristici. Inoltre quest'anno abbiamo anche le cappe. Poi avremo un sacco di dettagli in piume. A me non piacciono le piume, però quest'anno ne vedremo di tutti i tipi. Altro dettaglio è il basco, il classico basco da pittore. Sempre un altro accessorio per i capelli sono le fasce. E ovviamente insieme alle maxi bag vanno anche i marsupi quest'anno, che si possono attaccare alla vita oppure semplicemente da portare a mano. Inoltre quest'anno ritornerà un sacco il foulard legato al collo, che io trovo molto elegante, così. Inoltre i colori di quest'anno saranno principalmente il rosso, giallo, verde, rosa e poi ovviamente il blu, il nero e anche il marrone. E potremmo sbizzarrirci con i colori. Inoltre un'altra fantasia, una fantasia di questo autunno-inverno sarà il floreale che aveva lanciato già qualche anno fa Dolce & Gabbana. Ovviamente la vita alta che già è entrata nelle tendenze da qualche stagione. I pantaloni si utilizzeranno un sacco, quelli culotte. Niente, queste sono le tendenze che ho potuto trovare su internet e sulle varie riviste di moda. E quindi niente, se il video vi è piaciuto mettete un like ed iscrivetevi al mio canale. Ciao!